Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video! E ragazzi, cosa andremo a fare oggi? Oggi tornerà una delle mie rubriche preferite, che è la first impression di un makeup brand. E oggi di quale brand andremo a fare la first reaction? Da-na-na, rullo di tamburi! Wycon! Ho comprato un po' di prodottini da Wycon, niente di che, un po' da testare. Comunque questo è un brand che ho già provato in passato, ma soprattutto mi sono concentrata magari sulle labbra, sugli occhi. Perciò vi faccio vedere al volo i prodottini che ho comprato e poi andremo a farci un bellissimo make-up insieme. Intanto, come sempre, ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale. Se vi fa piacere, lasciatemi un like e commentate, come sempre, già lo sapete. Ma partiamo con le cose serie. Come prima cosa, ho voluto comprare, un bellissimo setting spray, perché i miei stavano finendo e volevo provarne uno di una marca diversa. Questo è il setting spray Hydra Vitamin, con vitamina B3 B5 più Hydro Complex, ed è un comunque setting spray idratante. Poi andiamo avanti veloci. Ho preso un fondotinta della linea The Real Foundation. Questo è il fondotinta, secondo me è molto matte, vi dico la verità. Il colore è molto chiaro, ma vedremo come farlo funzionare. Andando avanti veloci, vi faccio vedere questo correttore che ho comprato, Love Tape Liquid Concealer, della linea Love Reveal, che secondo me è una delle linee più nuove di Wycon. Non vedo l'ora di provarlo. Questo dovrebbe essere comunque anche molto idratante e che non fa strato, speriamo. Come ultima chicca per fare il nostro make-up look, ho preso un meraviglioso, guardate qua, la perla liquid eyeshadow, che non vedo l'ora di provare. Ragazzi, bando alle ciance, voglio provare tutti questi prodottini, vedere come vanno, se ne vale la pena comprarli o meno. E niente, partiamo! Che c'è? Devo fare il video, mai! Eccoci qua ragazzi, nella nostra postazione make-up, pronti per provare questi prodottini, sono super carica. Allora, io direi che partiamo subito con il setting spray idratante, che in questo caso oggi, così, anarchia, lo utilizzerò anche come primer per vedere un po' la texture sulla pelle. Abbondo, l'odore tipo menta, limone, mais. Dicevo, l'odore è un po' menta, limone, menta peperita, che non mi fa volare per niente. Però dai, la texture mi sembra molto fresca. E adesso poi voglio vedere anche come si attaccheranno i prodotti sopra. Spero bene. Spero di non aver fatto una cavolata metterlo come base. Però essendo idratante, mi è sembrato una buona cosa. Poi ovviamente lo andremo a mettere anche alla fine per settare tutto e vedremo che finish darà al nostro make-up, se più illuminante, se matte. Non credo matte, perché era proprio quello che volevo evitare, e quindi vedremo. È davvero molto rinfrescante, cioè sento proprio nella pelle che quasi pizzica da quanto è rinfrescante. Non so se sia un bene, se sia un male. Spero di non avere reazioni, che già ho la pelle deturpata dai miei rossori. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo al prossimo prodotto, che è il fondotinta. Allora, io qua non ho scritto se è matte, se non è matte, non lo so. So che è molto chiaro, quindi probabilmente oggi ci trasformeremo nel fantasma Casper. Sì, è molto chiara, sembra quello di NYX. La texture è molto liquida, come piace a me, quindi not bad. E andiamo a vedere come si stende, che questa è una cosa molto importante. È estremamente coprente. Non so se è stata una scelta azzeccata, vi dico la verità. Cioè, è chiarissimo. Perché io mi faccio intortare dalle commesse e dalle loro opinioni? Perché la mia mano è più chiara della mia faccia. Non poteva mai andare bene questo color fantasma. Allora, la texture non è terribile.
intanto. Il finish non mi sembra nemmeno estremamente opaco, sarà perché ho usato il setting spray idratante come base. Il colore è tremendo, bisogna sistemare la situazione. Ci andrò pesante con il contouring, è l'unica soluzione. Qua togliamo un po' l'eccesso perché sennò non ci raccapezziamo più e direi di passare al correttore. Intanto questo fondotinta gli do un 6,5 su 10 perché non essendo illuminante non è nemmeno troppo matte, ma va in mezzo alle pieghette e diciamo che non è proprio il massimo. In più, essendo così bianco, non riesco a dargli una valutazione estremamente positiva. Speriamo nel correttore, che è questo qui, Love Reveal, correttore liquido, anti-rughette, quindi speriamo. Vediamo un po', ecco, cioè ad esempio il correttore è più scuro del fondotinta. Ah, che make-up salterà fuori, terribile. Correttore, la texture già mi sembra positiva. No, sono troppo bianca. Il fantasma dell'opera, come faccio? Poi è super freddo questo fondotinta, il correttore è caldo. Questa commessa, io non so chi gli ha dato il lavoro, devo dire la verità. Posso? Posso? Ma vabbè, andiamo a vedere il correttore, che non mi sembra male. Allora, è molto coprente, il che non mi dispiace, e non mi sembra nemmeno estremamente secco. Ma adesso vedremo con anche la cipria. Ma sì, la texture mi piace molto. Si stende bene. Niente male, davvero niente male, mi piace molto. A questo do un 8 su 10, mi piace molto. Adesso vado a fare contouring, bronzing e proviamo a sistemare questa situazione di bianchezza estrema del fantasma dell'opera e ci ritroviamo dopo con le opinioni finali del correttore. 3, 2, 1. Eccoci qua! Base terminata, allora ditemi cosa ne pensate. A me non dispiace, è molto matte, sono abituata ad altre basi. L'unica cosa di questo fondotinta, come vi dicevo, è che fa tantissimo le rughette, ma tantissimo anche quelle della fronte, non so se si riesce a notare. Questa cosa è tremenda. Sono riuscita un po' a sistemare la situazione colore con il contouring e il blush, mi sento meno fantasma. Ho fatto le sopracciglia. Il correttore, comunque, nelle pieghette ci va e come. Wycon, insomma, non il top, devo dire, non il top. Vi dico che la base, con i prodotti che avevo provato di Primark, mi era piaciuta di più. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Comunque, adesso vado un attimo a settare con sempre il nostro setting spray per vedere come cambia magari la situazione, se diventa più luminosa. Non lo so, vedremo. Questa è la situazione pre-setting spray. No, queste rughe. Queste rughe. E questa è la situazione post. Posso dire? Terribile, terribile. Nel senso, io non so se è per il setting spray che ho messo prima della base, ma proprio vecchia sembro, vecchia. Tutti i pori che si vedono, tutti, non ce n'è uno che non si vede. Le rughe sia qua, qua non so se vedete, sotto all'occhio, quindi anti-cernes, non è vero, non è vero, dite la verità. E poi ragazzi, cioè non c'è un posto in cui questa base è bella. Vi dico che io dopo mi struccherò, mi struccherò. Guarda, lettera di richiamo per Wycon, per la base di Wycon. Questi volano proprio a un 5. No, no, ma poi le rughe qua, mai successo, giuro. Mai successo, né con i trucchi Shiglam, né con i trucchi Primark, che magari nella fascia di prezzo sono sempre quelli che costano meno, famigerati per magari dei cattivi ingredienti. Non è affatto vero. Wycon le batte tutte. Cosa sono queste rughe? Ho esagerato col prodotto, ma io uso sempre la stessa quantità di prodotto e poi comunque
con la Beauty Blender io vado a togliere l'eccesso, quindi non è nemmeno per quello, proprio un prodotto terribile. Non ci siamo, scusate questo sproloquio, ma non ci siamo. Bocciatissimo a questo punto, vi dico, cioè il setting spray si ha reso tutto leggermente più luminoso, leggermente, ma ho i pori, cioè anche questi pori si vedono, i miei pori di solito non si vedono. Sono sconcertata, andiamo avanti, proviamo questo Liquid Eyeshadow, che è anche l'ultimo prodotto che proveremo insieme oggi della linea Wycon, mi verrebbe da dire per fortuna, ma speriamo che questo ci dia grandi gioie. A me ha sorpreso il colore, che è veramente meraviglioso, pieno di perle. Non partirò prevenuta, giuro, lo prometto, non partirò prevenuta. E adesso lo andiamo a stendere. Pensavo di semplicemente picchiettarlo sulla palpebra e vedere che effetto fa. Che meraviglia! Lo vado a stendere anche leggermente fuori, così, e lo vado a sfumare col dito. Cioè, che meraviglia! Me lo spalmerei dappertutto, giuro. Poi, comunque, questo, secondo me, liquid eyeshadow è molto versatile perché può essere messo magari anche come illuminante. Infatti dopo voglio assolutamente provarlo anche come illuminante per vedere che effetto dà. E poi più lo stendi, più diventa sottile, quindi tipo qua è molto più sottile che al centro. Mi piace tantissimo ed è anche abbastanza impercettibile. Mi piace molto. Sta sollevando un po' la situazione tragica in cui eravamo. Però posso dire, mi pizzica l'occhio. Non so se è questo setting spray alla menta peperita che mi sta facendo pizzicare tutta la faccia, o se è questo liquid eyeshadow. Però c'è qualcosa che pizzica. Vi dico, liquid eyeshadow, tanta roba. Vediamo anche come si setta con le pieghe della palpebra, perché è importante. E intanto direi che diamo un senso a questo look. Vado a intanto metterlo come illuminante per vedere se questo liquid eyeshadow può essere messo anche, scarico un po' il prodotto. È molto importante, però vi dico che non mi dispiace. Per un trucco un po' più pazzo, un po' più esagerato, secondo me ci sta. Niente male, niente male. Questo liquid eyeshadow super approvato. Non va neanche particolarmente nelle pieghette dell'occhio, quindi molto bene, molto bene. Direi di completare il makeup look con un eyeliner, una piccolissima puntina. Vado anche così, per fare la pazza, a mettere un azzurro nella parte interna dell'occhio, così. Prendo questo qua, questo turchese, no, questo azzurro acqua, e lo vado a mettere qui, per riprendere un po' la perla lilla azzurra che abbiamo. Vado a mettere anche un po' di matita nera nella rima superiore. Non mi dispiace, vado a mettere il mascara e poi dopo passiamo alle considerazioni finali, finalissime. Che non saranno felici, spoiler. Ed eccoci qua. Ho finito il make-up, ho messo il mascara, ho messo un rossetto al volo. E ragazzi, passiamo alle opinioni finali. Allora, la base, una delle peggiori di sempre. Giuro, queste rughe, lo so che mi sto soffermando sulle rughe, ma secondo me è quello che proprio rendono la base terribile. L'ombretto liquido è veramente bellissimo, fa questo effetto bagnato che a me fa impazzire, è proprio bello, ma non sono riuscita a godermelo, perché con una base terribile così, ogni trucco diventa brutto, cioè c'è poco da fare, è così. La base secondo me è l'80%, 70% di un make-up, e con una base del genere non si va avanti, no no no. Perciò trucco totalmente bocciato, assolutamente. L'unica cosa che si salva appunto è questo liquid eyeshadow, che è bellissimo, per me 9 su 10, lo utilizzerò spessissimo perché è anche secondo me molto versatile, sia per trucchi più impegnativi che per trucchi più semplici, quindi mi piace tantissimo, questo ve lo consiglio. Per il resto, ragazzi, vi dico, il setting spray non ho troppe opinioni perché appunto non so se effettivamente prolunga la durata del make-up, perché ovviamente è da testare. Il finish non mi dispiace, ma con una base terribile sotto così diventa complicato anche dire quello che ne penso. Fondotinta e correttore, mai più, cioè proprio
in un angolo, le mie opinioni sono cambiate durante il video anche, ma l'opinione finale è questa. Rughe, che sembra che io sia una cinquantenne, quando non è così, non mi piace. No, 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 no. Poi, non sto dicendo che tutti i fondotinta, tutti i correttori di Wycon siano terribili, assolutamente no. Però questi no. Questi no, assolutamente. Magari ne proverò altri quando mi passerà l'arrabbiatura, ovviamente. Ma no. No, no, no. Ho trovato di meglio con brand decisamente inferiori, quali Primark, quali Shiglam. E non c'è pezza che tiene, è così, mi dispiace. Wycon cambia formule di fondotinta e correttori, almeno di questi. Grazie. Detto questo, ragazzi, io sono leggermente delusa, il trucco occhi mi piace. E comunque, niente, io spero di esservi stata utile in questo video per farvi vedere un po' come funzionano i prodotti, alcuni prodotti Wycon, e spero di avervi aiutato nel caso a scegliere cosa comprare o cosa non comprare. Detto questo, io spero che il make-up occhi almeno vi piaccia. Io vi aspetto al prossimo video, come sempre. Vi mando mille baci. E ciao! Ragazzi, concludiamo il video con questa cosa. Guardate la mia faccia, di che colore è diventata con questi trucchi. Eruzione cutanea. Mi sono messa in terrazza con la luce naturale. Eruzione cutanea? Possiamo chiudere qui.